mondo aperto. Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video Booster Black 04, e poi ci sarà il Booster Yellow Vlog 01, perché Tommaso, sì, proprio lui, Tommaso, ha preso anche lui un cazzo di booster. Niente, in questo video vi spiegherò tutto quello che mi è successo quando mi è andata via la moto, cioè come mi è andata via e perché ho dovuto prendere sto cazzo di catorcio qua. Partiamo da lì, dall'origine. Ho comprato la moto HM50-RR con un Airsal 70, sono del 76, qualcosa del genere. E niente, l'ho comprata da un mio amico che si chiama Davide Misani, l'ho presa e andava. Poi dopo si è rotta la guarnizione della testa e allora si è grippato il motore. Sono andato in vacanza, mio padre mi ha fatto una sorpresa e mi ha messo il top nero. Una volta che mi ha messo il top nero, si è rotto il paraolio del cambio e pescava l'olio dal motore e niente, mi faceva un fumo della madonna. Poi dopo ho grippato e una volta che ho grippato ho messo il top 85. Ho messo il top 85, una volta messo il top 85, niente, da lì non ho più usato la moto perché era sempre al meccanico, problemi, non so che è successo. Una volta ho grippato perché ho scaldato, si è ovalizzato il pistone, mi ha dovuto cambiare il pistone, se l'albero girava storto. Poi dopo è successo che i carter sono rotti, non ho capito che cazzo è successo. Vabbè, e una volta che è successo tutto quello che è successo, l'ho portata a riparare, ho speso un sacco di soldi per portarla a riparare, non mi ha cambiato un cazzo. E allora ho detto, vabbè, basta, non ne posso più, adesso ho quasi 16 anni, vendo la moto a pezzi. Niente, adesso non ho venduto ancora un cazzo, quindi se vi servono dei pezzi in HM con telaio rinforzato, dopo 85... DHST28 nuovo, ci ho usato un mese, contattatemi pure. Poi, una volta venduta la moto, il giorno stesso che ho deciso di smontarla tutta e venderla, ho guardato degli annunci dei booster di motori del carro, ridendo con mio padre, stavo guardando. Niente, poi vado via da mio padre a casa, io vado fuori con gli amici, guardo ancora gli annunci, ne trovo una a 350 euro in zona Lecco, quelle parti lì. Niente, mando il link a mio padre, mi fa, bello, vado a vederlo. È andato a vederlo e mi fa, comprato, l'ha preso. Una volta preso, la sera torno a casa, pioveva, e mi fa, no, ricordo, porto a casa da domani, apro il furgone e c'era dentro il booster. Niente, una volta trovato il booster faceva un rumore strano, all'inizio era scarburato, mi sono messo lì, ho regolato un attimo il minimo, adesso funziona perfettamente. Da lì non gli ho fatto più niente, a parte il tagliando, che l'ho portato a fare il tagliando proprio lì, e niente. Adesso niente, sono in giro questo coso qua, che questo booster qua è un 70 polini e niente, viaggia, vabbè, non è divertente per un cazzo perché vabbè, va veloce, va tipo 80, 85, 90, anche 95 in discesa, però succede che cioè, non ha ammortizzatori, freni, pochissimo, il freno dietro non va praticamente, e poi vedi, sentite le buche così, cioè non ha senso un coso del genere, io cioè non me lo prenderei, cioè se torno indietro non l'avrei mai preso un coso del genere, però vabbè, adesso mi ci ritrovo e adesso riprovo un'altra penna. La freccia! Ci sta. E piuttosto c'è... Vabbè, almeno... Cioè, forse lo riprenderei, però non lo so. Vabbè, adesso spero di comprare il 125 perché non ne posso più di sto coso qua e... Come vedete, cioè, adesso sto parlando tranquillamente. Sto facendo delle curve con una moto normale come quella del Live, mi diverterei un sacco a farle, e invece non posso andare forte, niente, non è divertente, poi non ha le stesse prestazioni di una moto, cioè non posso curvare come facevo con una moto, qua appena curvi o gratti il cavalletto o ti scivola via la gomma perché c'ha delle gomme del cazzo e non tiene, cioè magari se lo metti più bene ti diverti anche,
però cioè, comunque non è il piacere della moto, cioè comunque preferisco un sacco la moto, dentro non prendere mai uno scooter. La freccia! Per questo video è tutto, ci vediamo in un prossimo video, spero che tutti questi video vi piacciono, lasciate un like, condividete, commentate, guardate tutti i video vecchi e bella a tutti!